La Brescia-Venezia è cominciata praticamente qui, con la fuga di Barbiero e Casola a Padova per concludersi dopo che il gruppo li ha riassorbiti, con un volatone dominato dallo spunto irresistibile della maglia rosa Van Stembergen, vincitore davanti a Leoni, Conte e Brasola. Il bacio Rick se l'è ben meritato. La Venezia-Trieste potrebbe intitolarsi così, dalla fuga di Pezzi e De Santi ai trabocchetti dell'asfalto di Opicine. Qui cadranno quasi tutti e il film che la Incom ha girato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport ne darà la documentazione. Ruzzoloni anche nell'arrivo frazionato al Mirabello. Bevilacqua e Pasotti sono entrati per primi, ma non vinceranno. Vincerà Frosini, il solo fra i tre che sia rimasto in piedi. Tony racconterà zoppicante di essere scivolato sulla terra molle e di avere trascinato nella caduta anche Pasotti. La Trieste-Bolzano, prima tappa dolomitica, si riassume in due nomi, Luison Bobet e Fausto Coppi. Primo Fausto, all'appuntamento fissato sui 1300 metri del Passo della Mauria. Primo Luison, all'altro appuntamento fissato sui 1750 metri del Colle di Misurina. Accordo perfetto, e poiché al traguardo di Cortina la vittoria non può essere divisa in due come una mela, vincerà Bobet. Però il vero vincitore sarà il terzo uomo, Fiorenzo Magni, terzo a solo mezzo minuto dai due solitari della montagna e secondo in classifica generale.